Arriva a Miss Italia. Arriva a Miss Italia, sì. Insomma, tu più volte hai dichiarato che ti sarebbe piaciuto lavorare su un progetto completamente italiano. È arrivato il momento. Che cosa ti ha fatto scattare Questa voglia? Io il... ho sempre adorato cantare in italiano, però ho sempre detto che, a parte il fatto che non avevo la padronanza che avrei voluto avere per fare l'album che avrei voluto fare, quindi mi sono sempre tirato indietro e poi non volevo mai farlo tanto per farlo, ci voleva sempre, ho sempre detto un giorno lo farò, ma ci sarà un motivo. Sfortunatamente questo motivo è stato la mancanza di mio padre, che è mancato 2 anni fa, che mi ha dato questo bisogno. Io ho usato sempre la musica per esprimermi nei momenti più strani, belli, difficili della vita. Comunque vada, il mio commento personale emotivo è sempre stata la musica. Quando è successo questo, mi sono messo a scrivere tantissimo in inglese, ma non bastava, non mi stava dando quello che di solito la musica mi ha dato, non mi stava dando il conforto, necessario. Quindi sono venuto in Italia e ho fatto questo esperimento, se vogliamo, con un amico di scrivere in italiano e lì è successo eccolo, ecco l'espressività che mi serviva. E poi ho scritto un paio di canzoni, ma non con l'idea di fare un album, proprio come una terapia. Però da lì è nato, sono arrivate le canzoni dove ho detto, però qua per me c'è qualcosa che sta nascendo. E lì è come è nata Miss Italia. Senti, quale cartolina d'Italia ci restituisci in questo disco? Cioè, è l'Italia dei ricordi, è l'Italia idealizzata, è l'Italia, la percezione dell'Italia vista dall'estero? Sì, un po' sì, è inevitabile per me perché vivo all'estero, ho sempre visto l'Italia come una destinazione. È forse la prima volta che mi sento proprio veramente, genuinamente a casa adesso in Italia perché ci ho dedicato tantissimo tempo, ho anche dedicato molto di me stesso. Di solito quando vengo qua prendo, non è che do. Dai, quando vengo in Italia vengo a prendere tutta la cultura italiana e portarmelo via così fin quanto mi si scarica un po' questa cosa, la mia italianità, e poi torno qua per riempirmi di tutto quello che è italiano. Invece questa volta sono venuto qua proprio a cercare di condividere, di dare, di esprimere me stesso e quindi mi sono sentito molto a casa. Dicevo prima a un mio amico stamattina che era come trovare una stanza in casa mia che era sempre chiuso, finalmente ho trovato la chiave, l'ho aperto. Anche se non sapevo tutte quelle cose che c'erano dentro, sapevo di essere a casa. E quella è la sensazione che ho avuto facendo questo album, che anche se ero sì lo straniero, quello che veniva da di fuori, mi sono sentito molto a casa. Sì, È come se stessi restituendo qualcosa. Quindi, esatto, dando indietro un po' in un certo senso. qual è stata, dal punto di vista della scrittura in italiano, la difficoltà maggiore? Il linguaggio. No, è la poesia. La poesia conta in Italia. Mentre il colloquialismo è quello che è premiato in inglese. La poesia è un po' no, 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 non portarlo qua dentro. Quindi l'arte del cantautorato inglese è proprio usare il linguaggio di tutti i giorni per esprimere un'idea profonda e sensata, però usando il linguaggio di tutti i giorni. In italiano, se usi il linguaggio di tutti i giorni, può essere visto un po' banale, Banale. esatto. Perché l'italiano è bellissimo, quindi da uno che viene da di fuori ti sembra tutto bello quando canti, ah che bella frase, però gli italiani ti dicono, nah, però, e quindi io però non volevo fare un album italiano, quindi ho tenuto un po' di quelle imperfezioni del cantautorato inglese, che ho voluto portare un po' del colloquialismo anche nel linguaggio italiano. Trovare quel bilancio è stata la cosa più difficile, di dare rispetto al cantautorato italiano, quindi ritenere, usare la poesia più possibile, però volevo metterci anche del mio, il mio è il cantautorato inglese, dove uso il colloquialismo, dove uso il linguaggio di tutti i giorni. E cercare di trovare quel bilancio lì è stato difficile, perché sennò diventava un cliché, diventava un pastiche di un album italiano, cantautorato italiano, che non lo sono, è il mio primo tentativo, non vengo qua, non oso dire sono un cantautore italiano adesso, quindi volevo un po' trovare quel bilancio lì. E qual è stata la canzone più difficile da finalizzare proprio dal punto di vista Ah, interessante, linguistico? non lo so quale è stata più difficile. Quella con più leggerezza forse è Miss Italia, proprio Miss Italia, anche se quella che sto facendo ai Polaroid dell'Italia, lo sto facendo quasi da turista inglese, però con l'understanding di cos'è la Liguria, di come gli italiani vedono i turisti anche, quindi è un po' un doppia faccia, se vogliamo. È uno Quindi, strano bel paese, è molto strano, ma affascinante, è il paese secondo me più affascinante al mondo, quindi. Però, ma sarebbe
noioso se non fosse un po' strano, no? Sì, Lucio Sarebbe una Ombre. cartolina, in Italia è tutto tranne una cartolina. Certo che è bellissima nelle cartoline, però c'è molto di più. Io adoro fare gli album più che le canzoni, se vogliamo. Io adoro scrivere canzoni, ma penso sempre a un album. Like, mi piace vedere un album come una narrativa di un film, e le canzoni sono dei personaggi che entrano e ti spiegano un po' perché stai guardando questo film. Perché io mi dico sempre, perché uno dovrebbe ascoltare questo album o questa canzone? Quindi cerco di dare un po' un theme, un tema. E Miss Italia l'ho messa proprio lì perché volevo che si scoprisse solo a metà il significato del titolo dell'album. Perché il titolo dell'album tanti lo vedono come una cosa superficiale, lo giudicano un po' come forse l'Italia viene giudicata lì fuori, ah, una cosa bella, ma cosa significa? Cosa, è una cosa superficiale questo? Stai vedendo l'Italia superficialmente? Vai a sentire l'album e sentirai nella traccia proprio in mezzo che non è proprio così, che invece c'è qualcosa di forse un po' più affascinante, è della mancanza d'Italia, è un gioco di parole, però si capisce solo lì. Deve arrivare Devi fino a arrivare lì per quel punto, capirlo la e poi. metà della narrazione. Esatto, come un break in mezzo al teatro, però poi da lì la seconda parte poi ha più senso, se poi capisci che è così. Ci sono diverse altre voci, se non la tua, italiane, internazionali. Sulle internazionali ti chiedo come sei riuscito a coinvolgere artisti su un progetto in italiano. Ma erano tutti legati all'Italia nel loro modo. Miles Kane è appassionato, sfegatato, quasi drogato per l'Italia. Basta che gli dici vuoi andare in Italia, lui ti dice sì, non ti chiede neanche per cosa vuoi fare. Natalie Imbruglia è italiana e anche lei, come cara amica, in questi ultimi 2 anni ha visto il tragitto che ho fatto emotivamente, come mi sono riuscito a tirare fuori, tirare su con questo album italiano, usando l'italiano, a tal punto che lei mi ha chiesto. Anch'io voglio avere questa sensazione qua, come si fa? E l'ho invitato ovviamente a farlo e lei, devo dire, chapeau, ha avuto tanto coraggio per esporsi in questa maniera perché non è facile, non parla italiano, quindi però aveva questa voglia anche lei di contattare le sue radici italiane, di essere collegata alle sue radici italiane e tutti gli altri sono venuti per la loro curiosità. Dan di London Grammar, che produce una canzone che si chiama Sarà sempre domenica, mi ha chiamato dicendo ma è vero che fai un album italiano? Ho detto sì, ho detto dai, facciamo qualcosa, voglio lavorarci. Quindi sono successe tutte un po' spontanee, se vogliamo. C'è però una cosa che forse noi italiani vediamo meno, cioè noi vediamo soprattutto Totalmente. le ombre, no? Un po' dell'Italia, ci lamentiamo, cioè. Invece dall'estero troppo, Troppo. dici? Troppo, sì. Non vi Dall'estero. rendete conto a volte di quanto si vive. So che non è perfetta l'Italia, però venendo da lì fuori. Molto meglio di tanti altri posti, vi dico questo. Molto meglio. Che abbiamo visto a febbraio sul palco più ligure, insomma, più ligure di tutti, che è quello di Sanremo. Sì. Con un brano in italiano parteciperesti al festival? Guarda, io non dico di no a niente finché mi succede per davvero, però io adoro Sanremo, massimo rispetto per qualsiasi cosa che riesca a fermare un paese per una settimana per celebrare la musica. Adoro l'Ariston, trovo che il palco dell'Ariston, il teatro dell'Ariston a me affascina. Stare lì dentro per delle ore a parlare con la gente che lavora lì, per sapere, quelle mura hanno visto di tutto. L'idea che non mi piace è la competitività, la competizione. Mi dà fastidio questa cosa qua, del vincitore, non vincitore, del tutto l'ambaradan che va dietro, questa cosa qua, un po' la tensione che c'è backstage, è una tensione che a me non piace, non la collego alla L'hai musica. sentita? Sì, ma l'ho vista con i miei occhi. Io non l'ho sentita tanto. Io ho sentito più che altro la follia di dover andare sul palco in tipo alle 2 di mattina per un altro artista che è in competizione, che è in gara, a cui tiene. Questa cosa qua mi fa strano. No? E non è uno sport la musica, quindi mi fa strano questa cosa qua. Non mi piace tantissimo. L'attenzione che ho visto negli occhi degli artisti l'ho trovata. Non lo so, non mi ha messo a mio agio. Non l'ho visto tra gli artisti, proprio personalmente, Sì. vogliono fare, ma ti viene che ti piace o no, che ci credi o no, ti Sì, viene un'altra subito. Sì, sei prestazione. giudicato, sei Certo. classificato, quindi ti viene, non sei un essere umano se non ti viene. Certo. Però se sai che qualcuno ti metterà in una lista su un podio, in un podio, ti entra subito nella psicosi. Quindi quella è una cosa strana, però, perché noi abbiamo suonato i palchi. Sì, che ti mettono un po' di ansia e tutto, però l'energia backstage è diversa, è unita, è tutto molto. Non stai cercando di vincere.
non contro qualcun altro, almeno stai cercando di vincere solo con te stessa. Quindi il palco dell'Ariston, sì, la Green Room è un po' meno. La competizione, non la metterei così, non mi piace la cosa della classifica, della competizione. In generale non ho mai fatto questo pensando a classifiche. Sì, ogni tanto ti distrai, ci sono cascato anch'io quando abbiamo avuto i successi, certo che l'ho apprezzate, sì, però mi sono dato fastidio anche da solo, mi ricordo. La prima volta che siamo andati numero uno ero quasi... imbarazzante da me stesso, sì, dal fatto che ero così felice, ho detto perché ci tengo così tanto, perché non era una cosa a cui ci ho mai pensato. Quindi anche un contesto come l'Eurovision è straniante. Sì, l'Eurovision no, l'Eurovision non lo farei, non c'entra niente con perché è molto più basato sulla TV, la performance, è un'altra cosa, l'intrattenimento è diverso. Da Sanremo è bello perché c'è tanto per la musica. Spero che rimanga così, perché ogni tanto si distrae anche Sanremo e diventa più televisiva che musicale. Però finché rimane un palco dove si espone la musica italiana, che deve e continuerà a cambiare, quindi è bello che si veda come sta cambiando, quello è favoloso, che rimanga così sarà favoloso. Tra l'altro proprio da Sanremo negli ultimi anni ci sono stati tantissimi giovani, sì, che poi sono arrivati su palchi, sì, importanti, esatto, sì. E negli ascolti sono apprezzati a livello internazionale. Tu hai lavorato con Svelia Ginevra in questo disco, che adoro, sì, che è giovanissima, sì, è fenomenale anche. C'è insieme a lei qualche altro giovane che ha intercettato, che dici beh però che ascolti? Ma sì, ci sono un sacco, devo dire Angelina Mango al Festival di Sanremo, quando ha cantato la canzone di suo padre, non si sentì, tutti dietro backstage sono rimasti, era forse il momento più bello backstage, non lo so com'era sul stage, immagino anche, però backstage lì era dove ho sentito, è sparita la competizione e lì c'è stata questa onda di approvazione, rispetto artistico fra tutti, like wow, questo è tanta roba questo. Quindi sì, non lo so, ci sono tantissimi artisti giovani italiani, adesso la musica italiana è in grandissima forma, è bellissimo perché io vengo in Italia da quasi 20 anni, da artista non italiano, venendo qua, e per tanti anni era frustrante l'Italia, perché io venivo qua, andavamo in tournée, vedevamo in questi locali piccoli dove suonavamo agli inizi, c'erano delle band fortissime, degli artisti, cantatori forti, noi gli dicevamo quindi cosa fate? E loro tutti, niente, non si può fare niente, o si fa a fare un reality o non succede niente, non avevano voglia di fare quel tragitto lì. Quindi adesso però la cultura sta decidendo l'industria e non l'industria la cultura, non so se mi spiego. Quindi questo è bello, deve essere così. Senti, ti aspetta un'estate dal vivo, quindi che show stai preparando, ci sarà evidentemente spazio per questo disco, ma anche poi per le tue persone. Sì, e lo show sarà come me, metà inglese, metà italiano, faremo un po' di tutto. Dai, allora buona estate. Grazie, ci vediamo lì.